Oggi ragazzi vediamo un deck con una delle carte più troll mai viste su questo gioco. Questo ragazzi è il deck e ovviamente la carta troll per eccellenza è la nostra Tornado. Cioè quella carta che fa davvero pochissimi danni ma rompe solo le palle alle truppe. Ragazzi, questo è un deck che ho trovato su internet e secondo me è davvero un deck troll perché fa smattare l'avversario, perché tutto gira sul far arrivare lo scheletro gigante alla torre attraverso quindi la tornado e magari anche la furia. Secondo me davvero oggi ci divertiremo o come al solito smattiamo come nient'altro nella vita e di conseguenza iniziamo subito ad entrare in partita. Ma prima gnaccherotti, vi consiglio di mettere like. Altrimenti nel prossimo pacchetto di patatine potreste trovarci dentro un brocione rachitico. Ci siamo capiti? Benissimo. Premetto ovviamente che è la prima volta che lo provo questo deck, ma speriamo per il meglio insomma. Il nostro avversario non fa assolutamente nessuna mossa, quindi io direi di partire con un wizard da dietro. Ok, vai con un Skeleton Army che lui non si aspetta. No, no, la principessa potrebbe essere un problema. Ok, ok, allora vai anche io con la tornado. Attenzione, attenzione. Grandissima tornado che non fa arrivare niente davvero alla nostra torre e oltretutto ci aiuta davvero non poco. Sto per partire con lo scheletro gigante. Eccolo qui lo scheletro gigante. Ragazzi, deve arrivare subito, quindi vai con la furia. Vai, 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 vai che ci arriva. Ci è arrivato, ci è arrivato. Sono fiero di lui, ragazzi. Sono fottutissimamente fiero di lui. Ok, ok, zappa un attimino così ci arriva e esplode la bomba e muore, e muore. Mamma mia ragazzi, che tecnica. Ci arriva di nuovo, ci è arrivato di nuovo. Quanto sono fiero di lui, quanto sono fiero di... Ok, ho zappato a cazzo, ma va bene lo stesso. Mamma mia ragazzi, mamma mia, mai stato così fiero di un deck. Le prime tre corone ce le portiamo a casa ragazzi. Cioè quindi se fosse una challenge sarebbe già... fottutissimamente vinta. Ma vediamo fino a dove riusciamo a spingerci. Ok, ok, no, no, no. Quella zap non ci voleva. Quella zap non ci voleva. Porca di una miseriaccia ladra. Ok, ok, una torre mi sa che la perdiamo. Mi sa che questa partita non la vedo tanto bene, anche perché il deck è altamente pesante. No, no, contro il gigante sei stronzo, contro il gigante sei stronzo però. E dai, tornado, vai, vai, tornado, senza senso, avvicina. Porca di una miseria, anche oggi la tecnica funziona domani. Purtroppo il primo errore è stato commesso. Ok, si va, va bene così, va bene così. Vai con il giant skeleton. Zappiamo qua tutto il zappabile. Ok, ok, se arriva il Giant Skeleton stiamo davvero a cavallo. Cioè più o meno deve arrivarci però il Giant Skeleton. Ok, ora ci arriva, ora ci arriva. Non ha senso questa cosa che ho fatto ma ci sta. Vai, e ci arriva, attenzione. Bomba, più anche il nostro principe. La torre cade a picco. Mamma mia ragazzi, mamma mia. Ok, abbiamo perso comunque sia una torre da un lato. Ma dettagli. Dai scheletrini, io credo in voi. No, 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 no. Non potete farmi questo scheletrini. Vabbè, lo lascio. Lo lascio perché si deve lasciare. Questa volta ragazzi al posto del principe ci butto il mago. Cioè adesso davvero è la distruzione. Vai, 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 vai. Ok, ok, ok. Tornado, tornado, così sono tutti quanti vicini. Dai, dai. Porca di una patata. Ok. Uno qua, magari zappa anche un attimino per ridurre i danni. No, 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 non va bene, 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 non va bene. Ok, allora, allora, principe da questa parte, così lui ci butta la roba. No, mi sa che anche una zap perdo, mi sa una zap e perdo. Mi sa che con una zap dovrei perdere. Cazzarola, cazzarola. E anche con quello perdo, mi dicono. Ok, ok, è stato un problema. È stato un piacere giocare con lei. Alla prossima, arrivederci. Ok ragazzi, concentriamoci perché è una questione di concentrazione. Io lo so, io ci credo ragazzi, io ci credo in questo deck. Adesso mago da una distanza davvero inverosimile e aspettiamo che si carichi anche il nostro fantastico Giant Skeleton, che recherà paura e timore in lui, già lo so. Ma perché? Perché devi farti distrarre da qualsiasi cosa, porca di una miseria. Ok, ok, almeno il mago è andato, il mago è andato e ci piace.
e tutto il resto. Ok, ha usato il tronco, quindi magari ha Giant Skeleton. Adesso gli scheletrini potrebbero fare davvero tantissimi danni. Però ha la zap, lo sapevo che aveva la zap, sto pezzo di cacchettina. Potrebbe essere un problema. Quella mongolfiera potrebbe essere un grosso problema. Ok, è davvero un problema altamente rilevante. No, non è possibile, non è possibile. Ok, ok, non ha buttato la seconda cosa dello sfacelo. Ok, rage. Ok, così si infuria tutto quanto l'infuriabile. Ok, andiamo un attimino a buttare più avanti la roba. Ok, no, e dai, e dai. Era la tattica perfetta che non sta funzionando. 75, siamo ancora in gioco. Siamo ancora in gioco. Infuria, infuria tutto, infuria tutto. Ma dai, ma quanta poca vita c'ha quel principe! Ecco, lo sapevo, il tronco ce l'ha messo in maniera abbastanza tosta, con la stessa durezza di un tronco ce l'ha messo. Apriamo il fantastico baule da una vittoria! Però ragazzi, che vittoria, quindi davvero 180, ok, un bombarolo, un'orda di sgherri e un Ice Spirit. Ok ragazzi, allora io ritento, perché almeno un'altra la dobbiamo vincere, perché io credo in questo deck e di conseguenza noi vinceremo almeno un'altra partita. Oh, ok, allora Giant Skeleton dalla parte letteralmente opposta va bene, cioè più o meno, non va tantissimo bene, ma ci sta lo stesso. Ok, allora vado con il mago. Dai, 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 zappa un attimino, così ci arriva, ci è arrivato, grandissimo, non ci speravo più neppure io, eppure i danni adesso li facciamo. Ok, si va col tornado un attimino per allontanare queste merde, ok, che mi stanno buttando giù, ma quanti pochi danni ha fatto quella bomba, oh, mi aspettavo molto di più, mi sa che siamo nella merda di nuovo. Ok, ok, il principe c'è, sta correndo come nient'altro nella vita, ci butto anche il Jet Skeleton, stanno arrivando, vai con la rage, ok, si incazzano tutti e arrivano a destinazione, attenzione, la bomba c'è, mamma mia, ok, di nuovo una torre a testa, ma perlomeno noi abbiamo un principe che sta correndo come nient'altro nella vita. Adesso sta sicuramente per buttare avanti il gigante, io già lo so perché io ti conosco, io so che tipo sei, io ti conosco, esatto, l'avevo detto e infatti è successo. Ok, allora si va di principe, ok, che il principe deve davvero incazzarsi come non si è mai incazzato in tutta la sua vita. Dopodiché si va col Giant Skeleton qui davanti. Ok, e si va anche con... No, ho sbagliato. Ok, aia, dai. Zappa un attimino. Ok, ci è arrivata di nuovo la bomba. Seconda torre caduta. Attenzione, anche questa potremmo tentare di portarla a casa. No, questo... lo sapevo che era un problema, era un grosso problema quel tizio. Ok, un attimino, ok, non stanno facendo effettivamente danni, quindi questo è un bene da un certo punto di vista. Quindi andiamo avanti, manca davvero pochissimo a quella torre. Il Mega Minion, ragazzi, alza in alto là il nostro trofeo, la nostra sega è un trofeo quest'oggi, perché abbiamo vinto. Ragazzi, abbiamo vinto, porca miseria, questa è proprio l'esultanza, ci vuole, proprio devo suonare quel campanello con la testa praticamente. Ragazzi, con questo deck o facciamo le tre corone o perdiamo. Cioè, è davvero assurdo. Siamo riusciti quindi, ragazzi, con questo deck a trollare ben due player, perché comunque loro buttavano la roba. E con il nostro tornado, che comunque costa solo 3, non costa poi tantissimo, siamo riusciti a far arrivare a destinazione la nostra fantastica bomba. Aveva Babbo Natale un pacco da consegnare e noi l'abbiamo letteralmente consegnato. Provateci anche voi, perché comunque è davvero divertente magari vedere le reazioni, tipo il well played, o comunque gente che non si aspetta strategie di questo tipo. E di conseguenza, ragazzi, noi ci vediamo magari dopo aver lasciato un bel like, essere iscritti al canale se ancora non l'avete fatto, e magari dopo avermi consigliato qualche deck troll, qualche cosa, qualche deck da provare. Noi ci vediamo quindi magari in un prossimo video. Ciao!